sono pronti a scendere in strada per protestare contro il degrado e per riappropriarsi di quello che dovrebbe essere uno spazio di tutti. Dopo via Filsi, con le gravi vicende di sabato sera culminate nella maxi rissa tra i residenti italiani e avventori cinesi di un ristorante, si apre una nuova emergenza sul fronte della convivenza. Stavolta il fulcro della protesta è in via Bologna, nel tratto iniziale, subito alle spalle di Piazza del Mercato Nuovo. I residenti hanno deciso di organizzare una manifestazione di protesta per giovedì 31 luglio, quando scenderanno in strada occupando in maniera pacifica i giardini di fronte ad un market che già lo scorso anno fu al centro di episodi di violenza. Vogliamo denunciare il degrado e la criminalità in cui versa da più di 2 anni via Bologna, scrivono gli organizzatori della protesta, che dicono di non farcela più da quando è stato aperto quel market etnico. I giardini, che sarebbero per i nostri bambini, proseguono, sono diventati ritrovi dove dalla mattina alla notte viene bevuto birra a fiumi e la gente urina e sporca. Non è molto difficile poi vedere, affacciandosi alla finestra, smercio di droga. Lo scorso anno ci fu un grave episodio con una rissa che finì a colpi di coltello e bottiglie, con alcuni feriti portati in ospedale. Dopo quell'episodio, proseguono i residenti, qualcuno pensò bene di vietare la vendita di alcolici, ma questo non è servito a niente, insistono, in quanto i proprietari hanno continuato e continuano tuttora a vendere birra. Così ecco la decisione di organizzare la protesta di giovedì sera, quando saranno raccolte anche firme in calce a una petizione da portare poi in comune.